Nuovo appuntamento per il Vinyl Blues con Mario Enzinga per Dischi e Musica. Benvenuto Mario. Ben trovato Gennaro, un caro saluto a tutti quelli che ci seguono. Allora, oggi cosa vuoi proporci? Come hai visto, è Dr. John, uno dei grandissimi della musica di New Orleans e non solo. Il brano si chiama Gumbo, è una delle classiche zuppe che si trovarono a New Orleans, Louisiana, acronimo NOLA, N.O.L.A. Chi può capire capisce. Certo. Allora, Malcolm John Mack Rebella Jr., conosciuto anche come Dr. John Crew, Dr. John the Night Tripper o Dr. John semplicemente, nativo di New Orleans, era nato appunto a New Orleans nel 1941, purtroppo ci ha lasciato il 6 giugno del 2019. Questo LP, Gumbo, fu pubblicato nel 1972 per la Atlantic Records, quello di Ahmet Ertegun e Jerry Wexler. Poi, successivamente, è stato ristampato dalla Alligator di Chicago, editore di Chicago, ovviamente famosa per noi appassionati di blues, che è esclusivamente dedicata al blues. E praticamente fu registrato in un luogo magico che erano i Sound City Studios, quelli di Van Nuys, California. Contiene tutti i brani classici della tradizione di New Orleans. Ecco perché ci ho tenuto tanto a presentarlo. Aiko Aiko, Janko Partner, Tipitina, Let the Good Times Roll, Steckley, un medley dedicato a Huey Piano Smith, eccetera. Ed è prodotto da Jerry Wexler, nella fattispecie, e un altro grandissimo musicista di New Orleans, Harold Battiste. Harold Battiste, che suonava clarinetto, sassofono, e lo ascolteremo in questo disco per l'appunto, questi strumenti, era arrangiatore, produttore, compositore, eccetera. Tra i musicisti coinvolti, più o meno tutti i residenti all'epoca in California, pur essendo nativi, in buona parte erano nativi di New Orleans, ma si erano spostati per una facilità di trovare lavoro, si erano spostati in California, più o meno risiedevano tutti quanti là. Troviamo uno strepitoso Lee Allen al sassofono, Ronnie Barron alle tastiere, quindi piano elettrico, organo soprattutto, visto che il piano è appannaggio quasi completo, totale, di Dr. John, ovviamente, è uno strepitoso batterista di quello di New Orleans, che come suonano loro non suona nessuno nel mondo, Fred Steele. Andate ad ascoltare il suo modo di suonare, il second line, quindi il ritmo caratteristico di New Orleans, nel brano proprio Janko Partner. Second line, abbiamo aperto un capitolo importantissimo, è la seconda fila. Praticamente, immagina un funerale a New Orleans. Il corteo è disposto ovviamente su più file. La prima è quella dei parenti, ovviamente, dei parenti della marching band che accompagna, diciamo, prima alla sua ultima dimora, quindi prima al cimitero, poi verso il posto dove si farà festa per ricordare degnamente la persona scomparsa. E poi la seconda fila è fatta da curiosi, gente della strada, che si accompagna alla sfilata, alla processione, come dire, al gruppo che si incammina e fa festa per le strade della città per ricordare degnamente la persona scomparsa, e balla. Logicamente, quando il defunto viene accompagnato al cimitero, è una musica triste,
venata magari, ecco, di gospel. Ma a mano che poi, dato l'ultimo saluto al morto, ci si allontana dal cimitero e si va appunto, e si percorrono le strade cittadine per fare festa, la musica diventa sempre più festosa e assume quel connotato che è definito second line, dove praticamente la batteria è la cosa importante. È suonato a due mani sul collante, per esempio, ed è un po' un retaggio del modo di suonare delle marching band, quando ovviamente c'era un musicista che suonava il rullante, un altro la cassa, un altro i piatti e un altro il triangolo, magari, o degli strumenti a percussione. Quindi tutto quel coacervo boscaceo di suoni doveva essere riprodotto da una sola persona. Quindi quando il batterista si è seduto, ha inventato da solo, batterista di New Orleans, quindi da una configurazione, diciamo, dinamica, è passato a una configurazione statica, la batteria come strumento. Ecco, il batterista si è inventato, memore di quello che andava nella marching band, soltanto si è ricordato e lo ha fatto, l'ha sviluppato da solo. Quindi sono degli intrecci strepitosi che sono appannaggio, oserei dire, esclusivo del musicista. Mario, questa copertina con i maiali, che ha un qualche significato particolare? Ma no, perché come vedi, quello è uno spaccato di vita, forse dall'inquadratura non si evince, ma è come se Dr. John, che è qui in primo piano, fosse dinanzi ad una fabbrica, forse di insaccati, ecco perché ci sono i maiali. Questo è, come dire, la facciata della fabbrica generale, sulla quale sono disegnati anche i maiali. Quindi probabilmente è una fabbrica di insaccati. Tra i brani riportati, registrati su questo LP, Big Chief. Big Chief è un brano che Earl King, sempre di New Orleans, scrisse per Professor Longhair. E Professor Longhair lo registrò agli inizi degli anni 60 con un riff di piano strepitoso che soltanto Professor Longhair era capace di inventare. E qui è eseguito invece dal suddetto Ronnie Barron all'organo. Big Chief è un brano che esalta una figura tipica del Mardi Gras, del martedì grasso, quindi della sfilata del martedì grasso per le strade di New Orleans, il grande capo per l'appunto. Le tribù sfilavano per le vie della città nei loro costumi bellissimi, coloratissimi, e logicamente il ruolo più ambito era quello del Big Chief, del grande capo, che apriva la sfilata con la sua regina, la Udo Queen. In buona sostanza, tra le figure, diciamo, della sfilata c'erano figure citate poi nel brano, come lo Spy Boy, che era il ragazzino che andava a intrigarsi, si discostava da questa dalla sua tribù per andare a vedere le altre come stavano procedendo, come erano vestiti, che facevano, che brano eseguivano, e riportava lo Spy Boy, quindi proprio il ragazzino spia, in buona sostanza, Spy Boy. Poi c'era il Flag Boy, quello che aveva detto al Gagliardetto, insomma, è tipicamente New Orleans. Big Chief. Janko Partner è un altro brano di cui ho parlato per citare l'introduzione molla di Second Life, Freddie Stevie. Janko Partner è praticamente l'inno, non so se ancora oggi, ma è stato l'inno in Orleans di spacciatori, prostitute, protettori, trafficanti di qualunque genere, e tra lazzieri.
e praticamente sembra che avesse avuto origine questo Chaco Pat, questo ho cominciato a cantarlo, in Angola, che Angola è il penitenziario di Stato della Louisiana, che non disprezzando ha visto transitare tra le sue mura, dietro le sue sbarre, tanti musicisti di blues, uno su tutti, Led Belly, che poi non si faceva manca niente, Led Belly, quindi. E c'è una strofa che io cito perché è esemplificativa al massimo di quando, rilasciato, lo spacciatore non vedeva l'ora di ritornare sulla strada e riprendere ovviamente a fare tutte quelle belle attività che erano il suo motivo di guadagno. 6 months ain't no sentence. 1 year ain't no time. They got boys there in Angola, penitenziario suddetto, doing 9 to 99. Praticamente 6 mesi e mica sono una sentenza. 6 months ain't no sentence. 1 anno e che è una condanna. Pensa che nel penitenziario di Angola ci sono persone che stanno scontando da 9 a 99 anni. Quindi, che hai mai fatto qualche mese alla vita? New Orleans è sempre la, come dire, The Crescent City è sempre la città della musica per eccellenza, qualunque occasione è buona per fare festa, e sicuramente in questa ottica noi dobbiamo interpretare anche un brano, noi che abbiamo una cultura fondamentalmente diversa dalla loro, interpretare un brano come Chaco Pat. L'ultima citazione la vorrei fare per Tipitina, che è proprio un brano scritto da Professor Langer, che dà il nome a un locale di New Orleans e che fu registrato dallo stesso Professor Langer per la Atlantic, guarda un poco, nel 1953 a New Orleans, ovviamente prodotto appunto da Jerry Wexler. E questo è Dr. John's Gumbo. Dr. John è stato un grandissimo, solo come pianista stratosferico, grande chitarrista, cantante, e ne vogliamo parlare, compositore, e tu dici ma è stato soprattutto una persona che ha creato, come dire, il determinato il passaggio, assieme ad altri ovviamente, non lui, da quello che era il blues o il jazz tradizionale a quello che poi è stato individuato come il funky di New Orleans, che non è il funky, è così, quindi la musica appunto ritmata, ballabile. Grande Dr. John. Ok, grazie Mario di averci presentato quest'altro disco strepitoso. Ci sentiamo allora per il prossimo appuntamento. A presto. D'accordo, ciao Mario. Ciao Gina. Dischi e musica, ospita Antonio Del Gaudio, bentornato. Good morning Vietnam. Ormai è diventato un leitmotiv per noi il Vietnam. Beh sì, citiamo il celeberrimo film di Williams nella radio. Ok, ok, per parlare di canzone d'autore, vista dagli occhi e dal gusto di Antonio Del Gaudio. Oggi abbiamo, visto che tu mi hai fatto la segnalazione, parliamo di Edoardo Bennato, una delle sue canzoni più celebri. Sono solo canzonette. Certo, beh, noi come napoletani non potevamo, no, esimerci dal citare il giullare, il cantautore per eccellenza. Con solo canzonette lui sconvolge tutto il mercato discografico, perché esce a ridosso dell'altro disco, Uffa Uffa,
bravo. Poi solo anni dopo Bruce Springsteen ripeterà la stessa operazione, no? Noi che abbiamo una certa età ricordiamo perfettamente quando uscì prima il disco e poi l'altro, e ci sembrava, quando diciamo, ma è uscito il disco di Bennato, ma quale? Un flop? No, ma com'è possibile, no? Ci domandavamo questa... A un mese di distanza l'uno dall'altro. Sì, forse un paio, sicuramente qualcosa di incredibile, dopo la quale Edoardo Bennato inaugurò una tournée negli stati, il primo, ecco, questo dobbiamo riconoscere, il primo cantautore che lo portò poi anche a San Siro con oltre 70.000 presenze, voce, chitarra, tamburello, quindi un pioniere. Oggi siamo abituati a questo tipo di concerti, Vasco Rossi, Ligabue, che fanno questi numeri, parlo di cantautori italiani. E il primo in assoluto è stato Edoardo Bennato. E qualche curiosità che possiamo dire per chi ci vede, chi ci ascolta, è che il titolo, ecco, il titolo solo canzolette, che poi è diventata la canzone anche un po', ci sono delle canzoni celeberrime, voglio dire, basti solo pensare a L'isola che non c'era, voglio dire, non c'è un libro di scuola media che non abbia il testo di L'isola che non c'era, no? Sicuramente tutto il mondo delle favole, il mondo di Peter Pan, con queste allegorie, queste metafore che lui aveva trovato. La curiosità è che lui decide di dare poi il titolo alla canzone solo canzonette, quindi proprio là alla canzone e poi al nome del disco, grazie ad una imbeccata involontaria di Enzo Iannacci, no? Voglio dire, il mondo di Iannacci e Bennato comunque sono mondi, no, per certi versi anche, che si possono dire affini, però la leggenda narra che nello studio di registrazione, quando Bennato appunto stava per cominciare a registrare questo disco incredibile, una volta ci sono ancora, però i famosi mixer, no? Con i feather, che sono diciamo quelle manipoline dove il tecnico audio, no, missa i vari livelli. Evidentemente stavo in un momento così particolare dove il tecnico avrà scritto per favore non toccare sopra ai feather, no, perché forse stavo in una fase, adesso la cosa non è così rilevante, quanto è rilevante che Iannacci prima andò a trovare Bennato, uscendo con un pennarello scrisse sotto a questo non toccare, no? Questo avvertimento, come quando c'è la pittura fresca, no? Non sedere, scrisse ma sono solo canzonette, quasi a ironizzare, anche se avessimo spostato un feather, dice, ma stiamo facendo canzonette. Da lì l'imbeccata per Bennato, che lesse poi questa curiosissima scritta di Iannacci e ebbe l'idea di sé, ma sì, allora sviluppò tutta la canzone e poi il titolo dell'album. Questa la trovo incredibile, anche perché sai quanto sono affezionato anche agli Iannacci, e ce la vedo questa, faremo anche una puntata sugli Iannacci, perché lo merita nell'ambito della canzone d'autore, un altro pilastro gigante. Edoardo poi fece questa sua enorme tournée nei vari stadi, consacrandosi poi come l'alter ego della canzone d'autore della scuola milanese e della scuola genovese, ecco, no? Una volta si aveva questa cosa di dividere le scuole, ma non per un fatto settario, proprio perché geograficamente si volevano collocare Gino Paoli, De André in ambito Liguria, i cantautori appunto Gaberi, Iannacci, abbiamo detto l'altro di che se non mi viene quello lì di Lucia a San Siro, Vecchioni, ecco, Vecchioni, e poi quindi diciamo possiamo dire che il caposcuola o uno dei caposcuola della nuova canzone d'autore di marca campana e poi divenuto italiano è sicuramente Edoardo Bennato, a cui vogliamo sentire come fa un pochettino. Ma sì, io lo so che tu me l'avessi chiesto e io me la sono preparata. Bravo. Col mio pianino.
pianino così. Una piccola cosa, ovviamente mi permetto in punta di piedi di fare proprio due strofette così, però la stravolgo un attimo, perché è inutile che, perché questi sono dei pilastri, no? È inutile fare, solo faccio la cover, quindi io farei na 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 na. Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava, e nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi parla. E così via, e così. Ma chi è che non conosce certo, solo sulla canzonetta? Sicuramente. Mi viene da chiederti anche, diciamo, una cosa particolare, che canzone d'autore, ma Edoardo, che conosco abbastanza bene, viene dal mondo rock, però diciamo negli accordi io avverto una diminuita che non è proprio una sequenza molto molto rock. Secondo come te la spieghi? Perché in questo disco c'è anche quel brano dopo il liceo, che potevo fare, non restavo all'università. Evidentemente lui, o da studi suoi personali o da ascolti di quel momento, di quel periodo, o il semplice desiderio di sperimentare. Sì, in effetti, facciamolo sentire l'accordo diminuito, no? Quelli che gestisci di grande sospensione, no? E in effetti hai detto una cosa giustissima, cioè l'accordo diminuito nella canzone d'autore non è spesso usato. Adesso non vuol dire fossati, per carità, però in assoluto hai colto giusto. Evidentemente... Fra l'altro Edoardo non solo viene dalla canzone d'autore, ma dal rock e molto dal blues, che il diminuito... No, ecco, bravissimo, sì. Dovremmo andare poi nel parkeriano per trovare, però il blues è di matrice tradizionale, come noi. Non dimentichiamo che lui ha fatto proprio anche i classici giri, proprio il famoso giro in Mi, no? Quello lì che poi finisce con la dominante, certo, e rilancia, sì. Ha fatto il progetto di Joe Sanataro, che era proprio il blues per antonomasia di New Orleans, quindi diciamo ha toccato quelle corde, e il diminuito, diciamo, c'è una cosa che mi ha sempre colpito da bambino, questa cosa, sì, che poi il diminuito si ripete, almeno per chi come me ha cominciato con la chitarra, si ripete ogni tre tasti cambiando l'ordine delle note, ma rimane pur sempre un accordo di diminuita. Volevi aggiungere qualcosa in dato tempo? Lo usa anche in qualche altro brano, evidentemente spinto dalla volontà anche di creare, perché l'accordo diminuito, come poi gli accordi anche poi di settima, suggeriscono, quindi lui secondo me l'ha usato anche proprio per suggestionarsi. D'accordo. Allora, grazie Antonio di averci dedicato un po' del tuo tempo, di sottolineare l'aspetto della canzone d'autore vista da Antonio Del Gaudio. E grazie allora di essere stato nostro ospite. Grazie a voi, bocca al lupo, grazie. Viva il lupo. Viva il lupo. Dischi e musica ospita Piervito Grisù, benvenuto. Ciao Gennaro, ciao, benvenuto a te, grazie. Allora, ti abbiamo contattato perché noi siamo normalmente molto curiosi, no? Abbiamo visto online un videoclip che ci ha destato molta curiosità, siamo andati a cercare le notizie che ti riguardano e abbiamo visto, insomma, questa bella canzone che è l'ultimo, credo che sia fra l'altro il tuo ultimo singolo, che ha destato curiosità non solo in me ma anche nel pubblico, perché ho visto che c'ha tantissime visualizzazioni e che hai coinvolto all'interno di questo video anche tante persone in una sorta di challenge per quella che è il titolo di questa canzone, che è Cucchirichì.
Parlaci anche di come ti è nata questa idea e da cosa hai preso spunto. Allora, Cucchirichì è un fonosimbolismo. Per chi non è campano, significa con chi dico io. È un invito da parte mia a tutte le persone di seguire il proprio istinto e soprattutto di donare amore alle persone che ti sono vicine, perché solitamente noi dalla televisione abbiamo degli input a comprare alcuni prodotti, molte volte ci dicono tutto ciò che dobbiamo fare. È un invito mio a dire: ok, vabbè, fai con la tua testa e vivi la tua vita con chi sci tu. Quindi cante e suona Cucchirichì. È un bel invito, soprattutto in un periodo così complicato e articolato come quello che stiamo vivendo legato al coronavirus. Poi tu vanti anche tantissime collaborazioni, oltre a quelle, sì, diciamo quelle della challenge, delle persone che ti hanno inviato il video. Parte d'Italia, sì. Sì, dal nord a sud hai preso tutto lo stivale. Anche dall'estero, Tenerife, Berlino, Scozia. Bravissimo. Quindi diciamo questo canto propiziatorio, questo ballo propiziatorio per anche esorcizzare un periodo particolare. Raccontaci anche il tipo di riscontro, insomma, sai, qualche domanda che ti è venuta dai social, qualcosa di singolare che ti hanno rivolto su questo tipo di proposta che hai fatto. Allora, in verità sono stato accolto e travolto da un mare di d'amore, di bellissimi messaggi. Il messaggio che, diciamo, quello più comune, le persone mi hanno scritto: ah, finalmente ci voleva in questo periodo, abbiamo bisogno di un sorriso, abbiamo bisogno un po' di spensieratezza. E questo è stato il messaggio, diciamo, quello là che è più trapelato da parte comunque delle persone che comunque mi hanno scritto. Per gli amici che non erano campani, erano molto curiosi di sapere il significato della canzone. Molti mi hanno scritto: ma la terra è tua, le galline sono vere, come ti è venuta questa idea? E io gli ho raccontato che stavo parlando al telefono con un amico mio di Milano, diciamo, lui lavora in un grande livello della diretta, il padre Sanni. Bravo Sanni, fai bravo, vieni qua, fai bravo, praticamente fai bravo. Insisto, anche lui vuole stare con chi dice lui, no? Vuole stare con te. E niente, allora stavo a telefono con questo amico, mi sono fermato a parlare, perché giustamente parlare a telefono guidando, diciamo, non si può fare. Mi sono fermato e parlavo con lui, dicevo: adesso voglio fare questo video di questa canzone, devo cercare un'idea, perché questa canzone io voglio mettere pure un ballo dentro, il ballo del gallo. Allora mi sono reso conto che stavo facendo sto ballo del gallo sotto a il cartello Salerno Battipaglia. Allora là mi è venuta l'idea, ho detto: allora sa che faccio? Mo propongo agli amici di fare questo balletto sotto i cartelli, perché ovviamente diciamo, per dimostrare in questo periodo, diciamo, particolare, che comunque non possiamo stare vicini, per dimostrare ad ognuno il luogo dove vive, perché è anche, diciamo, tra virgolette simbolico. Molti mi hanno scritto: guarda che io sono in Inghilterra, non te lo posso fare, perché sennò qua ci arrestano. In alcuni posti c'era ancora la zona rossa, in alcune era zona gialla, in alcune era zona arancione, nel periodo che in Italia si è andato un po' ai colori così. E quindi ed è stato bello unire l'Italia, diciamo, in questo periodo particolare, attraverso questo ballo, che poi tutti quanti si sono divertiti. E la cosa bella è che ancora mi continuano ad arrivare, mi sono arrivati da Pistoia, mi sono arrivati balletti ancora da Milano, un sacco di bambini. Il mio messaggio era soprattutto per i bambini, era, cercavo di regalargli un sorriso. Allora io nel corso, diciamo, di questi miei 25 anni di carriera, che quest'anno comunque festeggio 25 anni di carriera e questo brano sarà inserito all'interno del disco che uscirà il 2021, sperando che poi iniziamo di nuovo a suonare, a girare, perché comunque avevo un bellissimo tour, avevo già iniziato i primi due mesi,
avevo delle date all'estero, quindi avevo, diciamo, stavo comunque portando avanti questo tour. Quindi questo disco spero che l'anno prossimo potrò diciamo ripresentarlo e continuare a fare il mio tour, e Cucchirichì sarà inserita all'interno di questo disco. Grazie Piervito di essere stato nostro ospite, e ti attendiamo per il 2021 quando uscirà il disco. Faremo un ulteriore collegamento e faremo altre chiacchiere parlando di tutti gli altri brani che comporranno l'album. Bene, Gennaro, io ti ringrazio, saluto tutte le persone che seguono la tua rubrica. Per cercare Piervito Grisù basta andare sui social e scrivere Piervito Grisù, tutti i social presenti. Sicuramente quando uscirà il disco sarà il primo a cui manderò il disco. Grazie, e ti saluto anche il nostro amico in comune, il grandissimo Rino. Grazie, infatti te lo stavo per dire, mi hai anticipato. Grazie, allora alla prossima Piervito. Ti ringrazio, grazie mille. E attento a non bruciare nulla col Grisù, eh? Dischi e Musica ospita Mario Mazzaro, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. Allora, caro Mario, noi vogliamo inaugurare questa nuova rubrica che chiameremo Quelli che amano il jazz con te, perché abbiamo deciso, insomma, di dare un po' di spazio al linguaggio jazz attraverso questi incontri che faremo con vari musicisti in giro per il web, e abbiamo chiesto a te, insomma, di proporci il brano che in qualche modo poi ci spiegherai anche tu personalmente perché hai scelto questo brano, e cominciamo proprio con il dire quale brano hai scelto e magari anche il perché. Allora, io ho scelto per questa puntata il brano di Charlie Parker che si chiama Oprimi, che è un blues. Perché l'ho scelto? Perché è stato uno dei primi temi che ho imparato, perché Charlie Parker è un personaggio chiave, diciamo, nel mondo jazzistico, perché il blues è una struttura chiave anche nel mondo jazzistico, e quindi per una serie di confluenze, diciamo, ho scelto questo. Quindi mi viene da sottolineare come il blues che tu hai citato proviene dalla cultura afroamericana, e che ha preso, diciamo, due strade. Una, quella più classica del blues, che noi trattiamo con Lino Muoio attraverso il Bollettino del Blues, e con Mario Nzinga con il Vinyl Blues, ma anche con il linguaggio jazz dedicato in modo particolare alla musica di improvvisazione. E quindi tu hai scelto questo, che mi sembra proprio l'ideale, proprio partire dalla base con il blues, con questo brano Oprimi, che Charlie Parker ha registrato nel 1951 per la Verve. Mario, allora, visto che siamo qui pronti per parlare, ascoltiamo anche un pochettino come fa questo brano, dacci qualche un assaggio, eh. Questo è più o meno il tema, nota sì. Più nota. Vabbè. Ma va bene così, diciamo, non stiamo facendo un esame, quindi va bene così. Sicuramente dà l'idea di ciò che stiamo parlando. Soprattutto poi mi interessa anche introdurre, attraverso questa esposizione del tema, quello che è anche il ruolo del tuo strumento all'interno del mondo del jazz, cioè quello classico dell'accompagnamento del basso, che però si trasforma con il passare degli anni anche in un linguaggio più da solista. Ci sono molti musicisti che hanno non solo eseguito, insomma, il ruolo dell'accompagnamento in chiave ritmica con la batteria, ma si sono poi dati delle chiavi di lettura anche diverso. Vogliamo far sentire un po' anche un accompagnamento del blues in chiave swing? Thank you.
diciamo, questo è il tipico accompagnamento con molti colori personalizzati, perché diciamo si sente la tua vena, diciamo, anche elettrica rispetto al tipo di accompagnamento. Anche tu hai un percorso abbastanza pieno di esperienze musicali. Raccontaci anche qualche esperienza che hai avuto all'interno del linguaggio jazz. Ma io ho sempre suonato tutte le cose, d'altronde come te, tutti un po' i generi musicali che mi appassionavano, quindi sono passato dal jazz, dei locali con i quali ho suonato con un po' di musicisti italiani, insomma vari, adesso che ne so, Nicola Stilo piuttosto che Emanuele Cisi, e però poi ho anche suonato con Enzo Vitabile, che è stato il mio primo ingaggio, diciamo, da professionista. Professionista ormai molti anni fa, insomma, avevo tipo 25-26 anni. Dai, non svegliamo la tua età. Sono vecchio, come lo dico. Sei esperto più che vecchio, dai Mario. Come? C'hai esperienza, non sei vecchio. Mettiamola così. E tra l'altro, suonando con Enzo, ho imparato anche tantissime cose, perché il linguaggio funk del quale Enzo si avvaleva, insomma, nell'epoca in cui ho suonato io, adesso è un po' più etnica come storia, un po', già un po' da parecchi anni. Però quando io sono subentravo al fratello di Enzo Vitabile, che è stato una colonna del basso, diciamo, partenopeo. Rino Avitabile. E loro facevano funk, facevano questo soul italiano, come sai, insomma, così. E quella è comunque una derivazione del jazz, in qualche maniera c'è un'assonanza, non è la stessa cosa, ma c'è un'assonanza, che comunque black music, eccetera, eccetera. E lì ho imparato una cosa molto importante, perché Enzo, mi ricordo, alle prove ci faceva suonare come se stesse davanti a un computer. Quindi lui aveva tutti i musicisti avanti e diceva: tu fai così, leva una nota, metti una nota, proprio come oggi si fa col computer, sai, che fai l'editing, eccetera. Lui lo faceva con noi, persone reali. E lui, mi ricordo che mi diceva, io poi venivo dalla scuola di Pastorius, quindi come tutti i bassisti dell'epoca, ma anche penso un po' di oggi, quindi sedicesimi a palla, sempre questa cosa, e lui invece mi ha insegnato che praticamente bisogna avere una connotazione, cioè il basso è uno strumento che va inserito in un contesto ritmico, dove la chitarra fa una cosa e possibilmente suona quando non suona il basso, o viceversa, la batteria si incastra con la cassa e il basso per un motivo preciso. E quindi quando fai così ti accorgi che la musica gira meglio e che ci sono dei ruoli precisi all'interno, appunto, della musica, ma nel funk, ma che gira, come sai, insomma, col groove, eccetera, cioè una volta trovato il balance da tutti gli strumenti si va a oltranza. Ma in realtà questa cosa succede anche nel jazz, perché alla fine ogni musicista ha sicuramente una sua caratteristica peculiare, personale, dipende dai tipi di jazz, dagli anni in cui ci riferiamo, eccetera. Però in ogni caso questa regola vale molto anche per il jazz. La regola principale per il bassista di jazz, che è il contrabbassista, e poi dagli anni 50 ci sono stati gli esperimenti che conosciamo tutti, perché è stato immesso sul mercato il Fender Jazz, insomma, prima il Precision veramente, e poi il jazz. E alla fine, quindi, il basso ha ritmicamente la connotazione del basso è quella in quarti, di suonare in quarti. Quindi non suonare ritmico, ma suonare proprio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Quindi suonare in un tempo, per esempio, 4 quarti, ogni quarto della misura. Chiaramente hai diversi ruoli a questo punto, perché hai un ruolo ritmico di copertura, perché in effetti, al contrario di altri generi musicali, il basso è, nel jazz, è quello che proprio diciamo, è quello che fa la base, è la base ritmica, perché il batterista in realtà si muove, e spesso e volentieri, anche qui apro una parentesi, dipende dagli stili, eccetera, però spesso e volentieri
si dialoga con il solista molto spesso. Poi ripeto, dipende, c'è Jimmy Cobb piuttosto che Elvin Jones, che sono dei mondi completamente diversi, quindi certo, l'interpretazione lascio all'interpretazione e all'ascolto questa cosa che dico, però in genere il basso è quello che mantiene un po' la cosa ritmica. Ok, torniamo diciamo per chiudere al brano che hai scelto, Priveve, se ci fai diciamo una, come direbbe il nostro grande Totò, una chiosa, diciamo con un turnaround per chiudere questo nostro collegamento. Sì, l'accompagnamento? Sì. D'accordo, perfetto. Grazie Mario di averci dedicato un po' del tuo tempo e di averci parlato di Charlie Parker, di Uprivé, del basso e del jazz in generale, per la nostra rubrica Quelli che amano il jazz. Grazie Mario. Un abbraccio. Mayday, mayday, open shoot, mayday.